Buongiorno a tutti, buongiorno e saluto Simone Bucchi, che è qui accanto a me, che è il presidente del CSV Marche, la dirigente del settore istruzione, innovazione sociale e sport Immacolata De Simone, che è in collegamento e che ringrazio per la sua presenza. Gianluca Frattani, responsabile dell'area progettazione CSV Marche e Chiara Costantini, che appunto quella che si occupa proprio materialmente di questo progetto. Ecco. Oggi con la Regione Marche presentiamo la quarta edizione del progetto Ci sto a fare fatica e facciamo il bene comune. È un progetto che appunto che noi facciamo in coordinamento con il CSV Marche ed è finanziato da Regione Marche appunto e è un progetto che si rivolge ai giovani ragazzi dall'età dai 16 ai 21 anni che saranno appunto coordinati da dei tutor con età compresa tra i 22 e i 35 anni. È un progetto che ha avuto un successo appunto negli anni precedenti, motivo per cui insomma lo riproponiamo. Soprattutto perché si prefigge l'obiettivo di favorire l'inclusione dei giovani nella vita sociale e pubblica appunto del nostro paese. E è un modo sicuramente anche un po' per distoglierli, se vogliamo, dall'utilizzo a volte delle tecnologie e di farli riappropriare di tutti quelli che sono, di quello che è il bene comune, insomma, cioè i luoghi anche più belli, più caratteristici delle loro città. E è un modo anche per far sì che loro appunto si sporchino le mani. Infatti qui sulla scrivania, come potete vedere, ci sono proprio degli attrezzi che loro utilizzeranno proprio per, come dire, ridare vita, ridare splendore a dei monumenti, insomma, comunque a dei luoghi caratteristici della loro città. Quindi è un modo sicuramente per far sì che anche i ragazzi abbiano consapevolezza di questi beni, di questi luoghi e che partecipino in maniera attiva, quindi si prendano cura di questi luoghi. Ed è un modo comunque anche per dare loro un piccolo contributo, quindi questo rappresenta anche uno stimolo che dovrà essere poi utilizzato proprio con delle finalità specifiche. E quindi può essere considerata davvero come una buona pratica, è un modo per dare attenzione appunto alle nostre giovani generazioni sulle quali Regione Marche in maniera particolare, insomma, investe anche particolarmente. Io non mi dilungo oltre, lascerei la parola al presidente del CSV Marche, Simone Bucchi. Grazie Assessore e grazie alla Regione e alle politiche giovanili perché stanno dimostrando di credere davvero che politiche giovanili come questa che presentiamo oggi siano insomma una cosa importante, siano un po' l'ossatura di quella che può essere l'attenzione che abbiamo verso i giovani. Non citerò i dati che sono comunque importantissimi di questo progetto perché poi Gianluca e Chiara sapranno entrare nel dettaglio molto meglio. Sono d'accordo con l'assessora quando dice che dobbiamo dare occasioni ai nostri giovani di fare anche altro, oltre alla tecnologia, oltre a tutto quello che già la società gli propone. E in questo senso va il progetto Ci sto a fare fatica. Offre alle nuove generazioni uno spazio di relazione per prendersi cura di quelli che sono i beni comuni delle nostre comunità. E questa cosa ha un senso perché li fa stare insieme, perché si occupano di qualcosa che è di tutti, perché imparano a vivere nella società anche offrendo il loro contributo. Credo che quest'anno ci sia un dato importante da segnalare, che è quello del maggior coinvolgimento degli enti di terzo settore, che entrano a pieno titolo e con responsabilità dentro la gestione di questo progetto che fino adesso Regione Marche e Centro Servizi per il Volontariato hanno portato avanti un po' come ce l'abbiamo sperimentato un po' insieme. Abbiamo capito che funziona molto bene.
sono migliaia i giovani che fino ad oggi hanno partecipato a queste attività. Oggi chiediamo alle associazioni di fare un passo avanti e di prendersi qualche responsabilità, e questo credo che sia, che vada un po' nella direzione giusta, perché è bene poi che siano le stesse associazioni che ci mandano i volontari a mettere parte della costruzione del progetto insieme con noi, anche per svilupparlo per i prossimi anni. Il maltempo di oggi e quello che si prevede mi fa venire in mente una cosa molto toccante che è accaduta. Era Senigallia lo scorso settembre, e il progetto Ci sto a fare fatica era finito da un mese circa. Bene, c'è stata l'alluvione, ve la ricorderete tutti, e in quel caso alcuni ragazzi si sono presentati indossando la maglietta del progetto Ci sto a fare fatica e si sono offerti di dare una mano, di aiutare. Questo è proprio, dentro questo gesto qua sta proprio il nostro sforzo, dentro questo gesto ci sta il motivo per cui proponiamo questa cosa. Era molto bello, ve l'ho voluto segnalare, mi veniva in mente stamattina in macchina mentre arrivavo. Dobbiamo formare le nuove generazioni a prendersi un po' cura delle nostre comunità, e questo credo che sia l'esempio che meglio ci aiuta a capire che questo è possibile. Grazie Presidente. Adesso è in collegamento, vedo, la dirigente del settore Immacolata De Simone, alla quale lascio la parola per un saluto. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Volevo aggiungere soltanto qualche informazione in più, diciamo, su questa attività progettuale che il CSV Marche, in collaborazione con Regione Marche, porta avanti già da diverso tempo. Si è cercato di fare, ecco, anche un'attività di sensibilizzazione destinata verso quei soggetti destinatari alla presentazione di progetti ecco, da finanziare con questi fondi, per cui sono state attivate sia degli incontri con i comuni, ma soprattutto si è cercato anche di sollecitare, oltre che gli enti del terzo settore, anche le istituzioni scolastiche, in quanto che Ci sto a fare fatica è aperto sia ai comuni, agli enti del terzo settore, ma anche alle istituzioni scolastiche. Quindi una possibilità per le stesse di organizzare delle attività progettuali e coinvolgere nel periodo estivo, quindi nel periodo di chiusura scolastica, i propri studenti in iniziative rivolte appunto al recupero di beni comuni. Questo è molto importante perché appunto questo progetto intende arrivare a tutti i giovani presenti sul territorio marchigiano e che sono inseriti, diciamo, nelle varie comunità locali, dal comune, dalle associazioni del terzo settore, dalle stesse istituzioni scolastiche. Mi auguro che arrivino parecchie domande, ma questo potranno dircelo i referenti del CSV che hanno il polso della situazione. Mi auguro che ci sia massima partecipazione, una partecipazione, ecco, diffusa da parte non solo dei comuni e degli enti del terzo settore, ma anche delle istituzioni scolastiche. Grazie, passo la parola ai responsabili operativi di questo progetto. Grazie dottoressa De Simone. E adesso sì, passiamo la parola a Gianluca Frattani, che è proprio il responsabile dell'area progettazione del CSV Marche. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Sì, io poi lascio i numeri magari a Chiara, che ha seguito le iscrizioni. Io volevo fare due riflessioni dal punto di vista tecnico, diciamo, come progettista. Una è che la conseguenza anche della lettera che nei giorni scorsi abbiamo inviato Regione, CSV Marche alle scuole, e la risposta è positiva anche sotto il punto di vista dell'impegno di alcune scuole. Stamattina in particolare una scuola di Pesaro
ha dato la disponibilità a riconoscere l'esperienza che faranno i ragazzi nel periodo estivo nel percorso di PCTO, cioè nel percorso che viene riconosciuto agli studenti con i crediti formativi, pur essendo un'attività che verrà realizzata nel periodo estivo. Adesso dovremo capire a livello formale come poter fare questo riconoscimento anche dal punto di vista della procedura amministrativa, però ecco, questo qui è una novità, è un aspetto positivo che amplia sicuramente la partecipazione. L'altro elemento è un auspicio che mi permetto di rivolgere ecco, alla Regione, a tutti quelli che ci ascoltano, perché tanti ragazzi ci chiedono di poter partecipare al progetto anche al di sotto dell'età dei 16 anni, che è il limite imposto dalla legge sulle politiche giovanili. Adesso io non so politicamente e tecnicamente quanto sia difficile rimettere mano a questo aspetto, però noi ci rendiamo conto come tecnici, come persone che stiamo a contatto sia con le scuole, con i cittadini e con le associazioni, quanto sarebbe importante riuscire a coinvolgere i 14enni. Questo perché dai 14 ai 16 anni i ragazzi non possono ancora accedere al mondo lavorativo e invece potrebbero essere coinvolti proprio nel momento di passaggio tra la fine della scuola dell'obbligo e l'inizio di esperienze che portano, diciamo, cominciano a portare alla vita adulta, e quindi questo è un auspicio, perché sicuramente questo abbassamento dell'età potrebbe andare verso un maggior coinvolgimento dei giovani, che ormai sappiamo con i social, con tutto quello che viviamo tutti quanti, abbassano sempre di più una serie di esperienze. E è un po' come di in controtendenza invece mantenere un accesso all'esperienza di questo genere ad un'età nella quale già lo hanno fatto tante altre cose. Quindi questo qui è un auspicio dal punto di vista tecnico. Sui numeri passo la parola a Chiara, che ha seguito proprio le adesioni in questi giorni. Buongiorno. E al momento abbiamo raccolto l'adesione di 72 comuni in tutta la regione e ci auguriamo di poter far partire il progetto in tutti questi comuni quest'anno. E l'idea è quella di riuscire a organizzare dalle 130 alle 150 squadre di ragazzi che si sporcheranno le mani nei nostri territori. E buona è stata anche l'adesione da parte delle associazioni che hanno raccolto questa sfida, questa nuova avventura, e quindi contiamo di affidare a 4 enti del terzo settore marchigiani la gestione di parte del progetto all'interno di alcuni comuni, e speriamo insomma di poter chiudere un'altra nuova edizione con dei numeri molto buoni e alti. Bene. Non so se ci sono delle domande da parte dei giornalisti. Sempre una cosa che già da ieri sono aperte le adesioni nel portale per tutti i giovani che vogliono partecipare. Il sito è cistoffarefatica.it, seguendo con pochi semplici clic si può iscrivere e si può partecipare. Bene, grazie di questa ulteriore informazione. Grazie di questa ulteriore informazione. E se non ci sono appunto delle domande, io chiuderei la conferenza stampa. Insomma, poi ne faremo un'altra probabilmente all'esito del progetto per capire poi concretamente insomma quelli che sono stati i risultati nel territorio, che sicuramente saranno, credo, ottimi. Grazie a tutti.